Buona domenica e buongiorno da Fiuggi, dalla redazione di Live Sport Academy. Alessandro D'Ambrosio, vi trasmettiamo questa mattina in diretta la finale per la categoria 2012 della festa di fine campionato, trofeo Parent One organizzato da Sporting Tour e AICS, Associazione Italiana Cultura Sport. La finale che vede affrontarsi Cristo Re e Pomezia. Uso e palla direttamente sul fondo, e allora Capitani appoggia per Mastracci, che apre sulla destra dalle parti di Catuogno. Attenzione, perché ha letto bene la traiettoria De Vecchis, che si è portato sul pallone servito. Nuovamente De Vecchis nel cuore dell'area, l'uscita da parte di Yundusi che chiude lo specchio a De Vecchis, che era stato assistito da Catuogno, poi ancora Yundusi. E allora si aspetta il fischio del direttore di gara, c'è l'ok di Yundusi. La rincorsa di Lorenzo Leo, che va direttamente verso la porta, pallone che sfiora il palo alla nostra sinistra. Si resta sullo 0-0, ma altra grande occasione per il Pomezia. E può mettere dentro il pallone Lorenzo Leo. L'assistenza per De Vecchis, che sblocca la finale alla metà del primo tempo. Il Pomezia Academy è il vantaggio con il gol del suo numero 11. Allora 0-1, 8 minuti di gioco. Leo ancora sulla fascia destra, semina il panico il numero 10, poi chiuso dal quarto uomo del Cristo Re. Lorenzo Leo, ancora il numero 7, l'apertura sulla destra per l'altro Leo. La conclusione di Simone sull'assist di Lorenzo, traversa scheggiata. E allora sospiro di sollievo per Yundusi, che sembrava superato su questa traiettoria. Al Pomezia Academy con le mani Mastracci in avanti. Pirozzi a combattere, poi la palla è in fallo laterale ancora in favore dei ragazzi in maglia rossa. Sempre Mastracci con le mani. Pallone per Moschella, poi attenzione perché c'è Leo che fa 2-0, allora il raddoppio del Pomezia con Lorenzo Leo. 2-0 per i ragazzi in maglia rossa in questa finale per la categoria 2012. Arriva adesso il pallone, è messo nell'area di rigore, chiuso da Mastracci, allora forse c'è tempo per un'ultima azione del Pomezia. Abate va in avanti, chiude talone e poi si gioca ancora. Il fischio è arrivato dal campo alle mie spalle, si prosegue, arriva però in questo momento il duplice fischio del direttore di gara. Allora squadra riposo sul punteggio di 2-0 per il Pomezia Academy, che sta conducendo la partita sia dal punto di vista del risultato che dal punto di vista del gioco. E piccola interruzione per noi. Pallone per Talone, che va in avanti. Razzino, poi tocco per Baldini che si gira bene, freddissimo, però poi perde la palla da ultimo uomo. Allora attenzione, allora ancora il Pomezia che fa 3-0 con la doppietta di Lorenzo Leo, il capitano del Pomezia Academy. Subito 3-0 in due minuti del primo tempo, del secondo tempo. Il risultato subito, Pomezia che ha ripreso il primo tempo proprio come aveva terminato, ha ripreso il secondo tempo proprio come aveva terminato il primo. Adesso Talone prova ad andare da Razzino, che deve accendersi e prendersi un po' di campo sulla destra. Razzino che tocca bene per De Luca, pallone di ritorno per Razzino che va al tiro. E allora prova anche Razzino a caricarsi i suoi sulle spalle, tra i più attivi del Cristo Re in questo torneo. Pronto Cristofaro, la rincorsa del numero 4 che va verso la porta, c'è un tocco fortuito di Rampini che mette fuori dai giochi Capitani. La riapre il Cristo Re con la punizione di Cristofaro, che accorcia le distanze 3-1. La calcio di punizione per il Pomezia, che può risalire in avanti, ma c'è il triplice fischio del direttore di gara. E allora il Pomezia Academy è campione per la categoria 2012 di questa organizzazione, di questo torneo organizzato dalla festa di fine di campionato, trofeo Parent One organizzato da Sporting Tour e AICS, Associazione Italiana Cultura Sport. E allora i festeggiamenti del Pomezia Academy, che si laurea campione passando per 3-1 contro il Cristo Re in questa finale.
si erano anche qualificati per primi. E quindi festeggiamenti che continuano per i ragazzi del Pomezia, complimentissimi